A volte il mondo sembra un luogo duro e poco ospitale dove si fa il possibile per sopravvivere e spesso noi umani ci lasciamo andare in cose che danneggiano sia l'altra persona che noi stessi a lungo andare. Questo video potrebbe però farvi riflettere e capire che probabilmente abbiamo qualcosa da imparare dal mondo animale. Rimarrete stupiti da molte delle clip di questo video, in quanto probabilmente non vi aspettavate neanche che gli animali potessero essere così intelligenti e compassionevoli. Lasciate un mi piace a questi magnifici animali, iscrivetevi al canale se siete nuovi e ora iniziamo subito con questo video. Numero 15. Questo video mostra un cane che era andato a prendere un piccolo bastoncino, forse lanciatoli dal padrone, proprio però mentre effettua il salto scivola via e cade in acqua e viene trascinato via, ma l'altro cane del padrone prontamente riesce ad acchiapparlo appena lo vede scivolare via nella piccola cascatina e acchiappare appunto il suo bastone per poi aiutarlo a tirarsi su. Numero 14. Questa volta è un gatto a prendere la parte dell'eroe e un cucciolo di cagnolino ad essere in pericolo. Un povero cagnolino infatti stava cercando di ritornare in cima alla piccola scogliera, purtroppo non aveva le forze per poter effettuare un salto del genere. Quando il gatto ha visto cosa stava accadendo, ha dato una controllatina e ha deciso di andare ad aiutarlo, saltando giù e portandolo fino in cima. Numero 13. In quest'altra clip abbiamo sempre un normale cagnolino che, vedendo un povero animaletto in pericolo, ha deciso di saltare nell'acqua e acchiapparlo per poi portarlo fino a riva e rimanergli accanto per tutto il tempo, fino a quando appunto non è riuscito a rianimarlo. Numero 12. Questa clip mostra un leone che sta inseguendo due bufali. Quando uno di loro però finisce per essere acchiappato dal predatore, l'altro, invece di scappare via a sua volta, capisce la situazione e senza esitazione attacca il leone per liberare il suo compare. Questo credo sia un orangotango, ma non ne sono sicuro, ha visto un povero uccellino caduto in acqua che cercava appunto aiuto e prontamente ha deciso di aiutarlo, ha staccato una piccola foglia da un ramo e l'ha allungata col braccio verso l'uccellino, che poi appunto si è afferrato proprio a questa foglia. Dopo averlo tirato su, l'ha appoggiato sull'erba e l'ha aiutato a capovolgersi e rimettersi in piedi per asciugarsi. Numero 10. Questo cattivone di un serpente aveva preso in ostaggio l'amico di quest'altro animale, il quale però non ha deciso di scappare e lasciare il poveretto come cena al serpente. L'altro animale ha prontamente attaccato ripetutamente fino a liberare appunto il suo amico e scappare via insieme. Numero 9. Spesso gli ippopotami possono essere dei veri e propri salvatori per gli animali della savana. Una zebra infatti era stata catturata da un coccodrillo e sembrava non avere più scampo quando arrivò in soccorso un gruppo di ippopotami, che appunto riescono a spaventare il coccodrillo che molla la presa e la zebra riesce a scappare via. Numero 8. Pensavo che un gatto, vedendo un pesce, se lo sarebbe semplicemente pappato, ma non questo a quanto pare. Vedendo un pesciolino in pericolo, che si era in qualche modo incastrato e non riusciva più a muoversi, ha deciso di dargli una zampa, l'ha preso e spostato verso l'acqua, dove poi ha ripreso a nuotare. Numero 7. Torniamo nella savana e questa volta questa tigre è riuscita a prendere in ostaggio un antilope. Di solito lo fanno per poter attrarre qualche altro animale o un'altra antilope in soccorso in modo da poter appunto acchiappare anche quella. In questo caso la tigre però ha avuto sfortuna. Ben due babbuini sono venuti in soccorso del povero animale, facendo fuggire via la tigre a gambe levate. L'antilope riesce poi a rimettersi in piedi e scappare via.
Numero 6. Questo è il video di una povera scimmia che era rimasta elettrificata in India, ma grazie alla perseveranza dei suoi compagni, che non hanno lasciato perdere, sono riusciti a riportarla in vita, quasi come fosse una rianimazione. Vediamo infatti le scimmie prendere la vittima e buttarla in acqua, o cercare di stimolarla in tutti i modi possibili, quasi facendo una specie di respirazione bocca a bocca, cercando di ravvivare appunto il cuore del povero animaletto, e alla fine ci sono riusciti, e possiamo vedere la scimmietta che se ne sta lì per un po' a cercare di riprendersi completamente e capire cosa cavolo sia successo. Numero 5. Sembra che anche i cavalli si possano aiutare a vicenda. In questo caso sono due cavalli in una stalla che stavano in un box affiancati. Vedendo che uno aveva cibo abbondante, ha deciso di prenderne un po' e di fornirlo al cavallo di fianco, che non ne aveva per niente. Insomma, un bellissimo atto di condivisione dei propri averi tra animali. Numero 4. Qui abbiamo il video di un orso in uno zoo che vede un povero uccellino incastrato nell'acqua e che non riesce appunto più a spiccare il volo per uscirne. Decide allora di prenderlo e portarlo fuori, afferrandolo per un'ala, per poi appunto tornarsene tranquillamente a farsi gli affari suoi mentre l'uccellino aspetta di riprendersi e asciugare le piume. Numero 3. Qui abbiamo un gesto piuttosto semplice di aiuto avvenuto tra un cane e un gatto. Vedendo il gattino con la testa incastrata in un bicchiere, il cane ha deciso che non avrebbe guastato un aiutino, anche se si tratta di un sporco gattaccio. Numero 2. Questo sembra un esemplare di Shiba Inu, credo, e sembra sia anche parecchio preoccupato per questi pesci fuori dall'acqua, tanto che sembra appunto impiegare tutte le sue forze ed energie a cercare di rianimare e poter permettere di vivere a questi poveri pesciolini. In tutti i modi, infatti, cerca di poterli bagnare e portarli in acqua. Numero 1. Anche questo è un altro salvataggio da parte di ippopotami. Una zebra era stata trascinata via nell'acqua da un coccodrillo, ma un ippopotamo ha detto no, questo non accade nel mio territorio, e proprio lì ha deciso di dare una lezione al coccodrillo, portando in salvo appunto la zebra, che nonostante avesse subito qualche danno alle zampe è riuscita comunque a sopravvivere e scappare via. E questi ragazzi erano 15 momenti in cui alcuni animali hanno aiutato altri animali. Vedendoli in pericolo e senza pensarci su due volte, sono saltati subito in campo e hanno fatto quello che era giusto fare. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e se volete una seconda parte con altri video simili. Iscrivetevi se siete nuovi e non dimenticatevi nemmeno di seguire CubiNow e Infinito Now su Instagram, perché pubblichiamo curiosità nuove tutti i giorni, non perdetevele. Prima di concludere il video volevo anche dirvi che ho ordinato tramite la lista Girada Wild. Non so se la conoscete, comunque se volete potete utilizzarla anche voi, ho messo tutti i link in descrizione. In pratica ho ordinato ben due oggetti che dovrebbero arrivarmi per fine gennaio, e se volete usarlo anche voi potete appunto entrare nel gruppo Telegram, di cui appunto trovate anche di esso il link qua sotto. Ovviamente appena mi arriverà, diciamo, il mio ordine, vi dirò con certezza se tutto va bene con l'unboxing, farò il video e vi spiegherò esattamente come ho fatto.